Nuovo record di contagi da Covid negli Stati Uniti, più di 57.000 in un giorno e Trump, il presidente, celebra il 4 di luglio al Monte Rushmore. Il corrispondente da New York, Claudio Pagliara. Un parco per ricordare i più grandi personaggi statunitensi. Donald Trump annuncia che lo istituirà con un decreto. Parla a Rushmore, il monte dove sono scolpite le teste dei padri della patria. Sostiene che chi in queste settimane ha abbattuto le statue di figure del passato sta conducendo una campagna spietata per spazzare via la storia americana e i valori nei quali gli americani si identificano. Parla davanti a migliaia di persone che si sono radunate in questo luogo simbolico alla vigilia del 4 luglio, giorno dell'indipendenza, la festa più patriottica degli Stati Uniti. Pochi indossano le mascherine. Nel paese l'epidemia è fuori controllo. Ogni giorno si stabiliscono record di nuovi casi. Anche la fidanzata di Donald Trump Jr., il figlio maggiore del presidente, è risultata positiva. Trump sotto accusa da parte dei democratici perché ha rinunciato ad affrontare la crisi a livello federale, lasciando l'iniziativa ai singoli governatori. A Rushmore le celebrazioni si concludono con uno spettacolo pirotecnico, ma in buona parte del paese, a causa del virus, cancellati festeggiamenti, spiagge e pub chiusi. A Miami dichiarato il coprifuoco. E dalla Corea del Nord si esclude la possibilità di un altro incontro del